Signore, buonasera. Sono l'ex sottotenente Mario Maffi, mia figlia, e lei quando c'è anche mia nipote. Perché ho scritto questo libro? Questo è il libro che più mi è costato. Era il primo libro che avrei voluto scrivere. Mi ci sono messo di buzzo buono più volte, ma non ci sono riuscito. È stato, quindi è uscito come secondo libro. Il primo libro che ho scritto è stato questo, che io trovai nei documenti, i diari di mio nonno. Leggendo questi documenti durante la 15-18 sono entrato nella storia, nonno che non ho conosciuto perché molto prima che nascessi, e l'ho conosciuto attraverso i documenti. Scrivendo quel libro mi sono sbloccato. E a un certo punto, alla donata degli affini di Comune Salute, un amico col quale avevo confidato la mia avventura nelle foibe triestine dice: tu queste robe le devi scrivere. E aveva ragione. Sono cose che non devono andare perse, devono ricordarsi. Per cui mi sono buttato e mi sono interrogato perché, come scrivere questo libro. E mi sono chiesto perché nel 57 il Ministero della Difesa ha beccato proprio Mario Maffi, sottotenente del Genio Ambassatori Alpini della Brigata Orobica, che era a Merano, perché ha beccato proprio me con tutti i sottotenenti che c'erano. E perché salta fuori che era una cosa logica. E ho esaminato questo perché e mi sono accorto che il perché nasce addirittura nel 1939. Quando io ero in prima elementare e abitavo a Postumia. Mio padre era a Postumia. Questa fotografia è la prima elementare a Firenze, però mi sembra a Firenze, comunque io iniziai a Firenze la prima elementare, la finì a Postumia. E come vedete ero figlio della lupa. Quindi ho esaminato tutto il periodo fascista, che ne aveva, questa era la casa dove abitavamo a Postumia, che poi quando nel 70 o 71, 72, sono ritornato a Postumia, io l'ho ritrovata e questa finestra era questa finestra, questa era quella della cucina, lì c'era quell'inverno, era, lo descrivo nel libro, era soffiato tanta neve che uscivamo con la slitta della finestra del primo piano per scendere in cortile, l'avevo mucchiata. Questi sono particolari che sono tutti scritti nel libro. Questo è sempre dell'epoca, quando nel 40 mio padre mi portò al mare, la prima volta che ho potuto toccare il mare. C'avevo già 6 anni, ma pensate, il mare l'avevo sempre visto viaggiando tra Firenze e Cuneo, da Firenze a Postumia, a Trieste, ma non avevo mai toccato. In quell'occasione riuscì a mettere un dito nell'acqua. Ecco, sono tutte forse cose sciocche, però tutte queste cose qui hanno determinato tutto un percorso di vita. Questo non ha bisogno di commenti. E il commento è questo, che per un ragazzino di quell'età il fascismo era la cosa massima.
perché tutto andare in divisa, ti trattavano da soldato, ti studiavi le armi, cosa c'era di più eccitante per un maschietto? È una cosa particolarmente esaltante. Questa è mia madre che interviene in una durata fascista ed è esattamente come era quel giorno, con il suo tricorno in testa, con la veletta, quando litigò col centurione, l'avanguardista che ci comandava, mi portò via dalla cosa, ed è particolarmente descritto in questa scena. Nel libro ho dimenticato un episodio che, se ci sarà mai una seconda edizione, la scriverò. L'episodio però voglio raccontarvelo, perché dimostra qual era il concetto del fascismo in un bambino. Io mi trovavo in tram con mia madre, il tram che c'era a Firenze, che erano dei carrozzoni che sferragliavano, tutto andare con le panche lungo le due fiancate. Io non ero in divisa, non ero certo in divisa, ero con mia madre, probabilmente andavamo a trovare una zia. Sale una popolana, aveva la borsa con la spesa, e io mi alzo, così mi aveva insegnato mia madre. E questo è il buon fiorentino, mi dice: e che tal, sei comodo, comodo, bimbo? E tanto scendo subito. L'ho guardato con occhi di odio. Non sono un mimo, sono un soldato del Duce. Ecco, questo, avevo 6-7 anni. Questo dimostra quanto era tutto inculcato a scuola, tutto ci inculcavano, ma io ero un pochino avanti. E lo dimostra questa fotografia, che questa fotografia, guardate le bandierine, sono le bandierine dell'asse, bandiera tedesca, giapponese e italiana. Questa è stata scattata proprio nel luglio di 70 anni oggi. Il 25 luglio. Ecco. Il 25 luglio di 70 anni fa è stato un giorno per l'Italia tutta, uno shock tremendo, perché l'Italia usciva dal fascismo per iniziare tutta un'altra vita. Era una giornata calda come questa, e nel libro io la ricordo così nei minimi particolari che l'ho descritta tutta. Però pensate, se è stata una giornata shock per gli italiani, immaginate che cosa è successo nella mente di un bambino che fino a quel momento aveva capito che tutto era Mussolini, tutto era il Duce, tutto era il fascismo, era l'impero, era questo e quell'altro. E nel giro di una trasmissione da Radio Londra crolla tutto. È dura. Ecco, io ho voluto esaminare tutte queste cose, perché da queste cose qui sono passato attraverso la guerra. Io siamo scappati da Firenze, siamo venuti a Cuneo, dove passavamo regolarmente l'estate. Non mi dite che io sono cuneese, come un giornale ha scritto, cuneese di adozione. Sono nato a Cuneo. Ci tengo. Siamo scappati da Firenze, siamo venuti a vivere con la nonna,
che abitava a 5 chilometri a Torre d'Acelio, Madonna delle Grazie, oggi Madonna delle Grazie, allora si chiamava Rua di Lerda, ed era un'oasi fuori dalle strade principali, quindi una zona molto vicina alla città che da subito è diventata zona partigiana. E io ho vissuto questa guerra partigiana a Torrecello. Quindi descrivo tutto questa fine della guerra, i giochi che facevamo. Ho voluto ricordare questo amico che non c'entra molto col libro, ma per me è molto caro. Era il mio compagno di banco in quarta elementare. Ci siamo conosciuti in quarta elementare, siamo diventati amici, siamo stati amici fin quando è mancato. È stata un'amicizia enorme che io ho voluto ricordare. Quando ho finita, quindi esamino tutta la mia storia attraverso queste cose, i bombardamenti, i mitragliamenti, tutto quello che succedeva, ho cercato di descriverlo con gli occhi di un bambino. Tant'è vero che uno delle mail che più mi ha fatto piacere è quella di un padre che mi ha scritto: io lo sto scrivendo, lo sto leggendo, il tuo libro, a mio figlio di 4 anni e mezzo, come un bambino, le avventure fatte da un bambino che scappa dalla guerra, che passa attraverso la guerra. E infatti la guerra qui è descritta, ma è descritta come l'ho vissuta, sono tutti argomenti veramente vissuti. Io in questo libro parlo di come ho visto l'incendio di Boves. Io ero a 8 chilometri da Boves, l'ho vista bruciare. Di notte si sentiva il rombo di quando bombardavano Torino. Queste cose le ho volute descrivere proprio perché, come diceva prima Demetri, non devono dimenticarsi. Poi, passata la guerra, io ho continuato gli studi a Cuneo e quando studiavo per geometra all'Istituto Tecnico, guarda caso, studi le pietre da calce, i calcari, e mi accorgo che dal Monte della Fascia arrivare a Toirano è tutta una zona di carso favolosa. Quindi calso, esistono grotte. Ma la speleologia negli anni 50 a Cuneo non si sapeva neanche che cosa fosse. E per cui mi sono messo ad andare in grotta a cercare delle grotte, e quando abbiamo trovato i pozzi di Valgrana, ecco che ci siamo chiesti: ma per scendere qui ci vogliono scalette? Non esisteva nessun commercio e attrezzature speleologiche. Quindi ci siamo ingegnati a costruirci le scalette. La prima scaletta addirittura era assurda, l'avevamo costruita di corda con scalini di corda, che si attorcigliava tutta. La seconda, ancora più bella, con i manici di scopa. Siamo andati a piangere perfino al seminario di Cuneo per avere le scope usate, per avere i manici, per fare le scalette. Con quelle attrezzature abbiamo sceso i pozzi di Valgrana. E abbiamo il caschetto, elmetto militare con il fanalino della bicicletta. Certo, l'elmetto, non esistevano caschetti, quindi l'elmetto militare era la cosa migliore per ripararsi la testa. Questo qui, ad esempio, proprio questo, è un pozzo a Monte Rosso Grano, che tra l'altro mi dicono che non esiste più perché esiste una cava che si è mangiata questo pozzetto, che era un pozzo non profondo, era una ventina di metri, ma molto bello, dove c'erano delle concrezioni di onice calcare addirittura, era molto bello. Quindi arriva, come succede, quando uno
nella mia età, nei miei tempi, si faceva il servizio militare e andai a ficcarmi alla scuola allievi ufficiali di complemento. Siccome durante la guerra, scusate, durante la guerra avevo imparato a giocare con tutti gli esplosivi possibili immaginari, facendo delle corbellerie che ho descritto nel libro, come quello di voler smontare una bomba a mano ananas, però senza togliere la sicura, perché quello era pericoloso, e quindi cercando di bucarla col trapano o segarla con un seghetto, che poi non ci sono riuscito, perché volevo ricamare la polvere per costruire delle mine più grosse. Ero diventato dinamitato. Io avevo 10-12 anni, finita la guerra avevo 13 anni, sapevo perfettamente innescare mine, costruire mine. Ero praticamente un sabotatore, potevo fare. In effetti, anche questo l'ho descritto, ero andato a minare un ponticello su un sentiero che poveretto ci è cascato. Un poveraccio che era uscito dall'osteria un po' traballante e quando è stato sul ponte crolla e va a mollo nella bialera. Quindi quando sono nel servizio militare, dove volete che andate? Io stesso ho chiesto di andare nel genio guastatore. E così finì alla Cecchignola, a Roma. Dalla Cecchignola, superati gli esami, esco sottotenente e vengo mandato a Merano. A Merano qui c'è un colpo un po' curioso, molto curioso, che è quello che vengo accolto dal generale comandante della brigata, la mia compagnia era ai campi e quindi il generale con la sua matta mi accompagna ai campi. Un sottotenente che arriva, il sottotenente figlio che arriva accompagnato dal generale comandante della brigata, immaginate le bottigliate che ho dovuto pagare a tutti gli anziani. Ecco tutto. Di qui mi sono fatto tutto il campo mobile, mi sono fatto le latemar, le grandi manovre, mi sono fatto i lavori di frontiera. E sui lavori di frontiera, vedete, sono tutti argomenti che si agganciano l'uno all'altro. Sui lavori di frontiera c'è un fatto molto, molto curioso. Vengo mandato a Monte Croce Brennero. Questa era, i soldati la chiamavano Villa Maffi e siamo a 50-80 metri sotto la vetta di Monte Croce Brennero. Dovevo fare, questo era il mio plotone, la mia compagnia, e dovevamo fare questi lavori di frontiera. Il posto, primo posto abitato, era il Brenner Pass, 1000 metri più in basso. Quindi quei poveri ragazzi dove potevano andare? Esisteva a mezz'ora di marcia un rifugio, ma era 8 metri oltre il confine. Allora non è come adesso che i soldati possono mettersi in borghese, neanche l'ufficiale poteva mettersi in borghese. Andare in quel rifugio equivaleva diserzione e espatrio clandestino. C'era da finire in galera, ma per anni. Ora non potevo proibire a quei ragazzi di non andare a quel rifugio. Andai a parlamentare, non sono stato un ufficiale proprio molto corretto, devo dire la verità.
forse sono stato un po' troppo umano, ma mi piaceva essere così. Io pretendevo da quei ragazzi che dovevano sgobbare, ed era giusto che avessero anche da bersi una birra. Andrai a parlamentare con i proprietari, dico, io ve ne lascio venire 8-10 per volta. Se c'è la gendarmeria austriaca, mettete fuori un fazzoletto rosso. I miei non vengono. Se non c'è nessuno, loro vengono. Loro erano ben contenti perché vendevano spec, vendevano sigarette orribili, però prendevano birra e quindi la cosa andò tutto bene. Questo ve l'ho voluto raccontare perché quando sono ritornato a Merano, finito, quindi siamo già nell'ottobre del 57, quando siamo tornati a Merano, un bel giorno mi arriva un fax. Non era un fax, ormai siamo traditi, un dispaccio che il generale vuole parlarmi. Il generale, comandante della brigata, un sottotenente di complemento. Qui la grippa perché, dico qui, qualche gendarme ha beccato qualche mio soldatino, ha fatto rapporto alla gendarmeria, ha fatto rapporto, il rapporto è finito al Ministero della Difesa, dal Ministero della Stangata che ne arriva. Invece vado dal generale in brigata, e questi mi fa un discorso di una semplicità enorme. C'è una missione da fare. L'individuo che stiamo cercando deve essere un ufficiale, saper fotografare, saper andare in grotta, saper fotografare in grotta e saper rilevare in grotta. Attualmente in Italia siete in due, uno è lei, l'altro è un suo collega che è in Sardegna. Confesso che la missione presenta qualche rischio ed è comunque sotto segreto assoluto, segreto militare. Ci pensi? Mi dia risposta domani mattina. La risposta è logica. Do conti pure su di me. Cosa cominciai a fare qualche domanda? Lei è troppo curioso, ma al momento opportuno lei saprà tutto. Mi manda da un colonnello, il quale colonnello era il... l'ho capito dopo, era il capo missione. Ma la missione non era di tante persone, era il colonnello. Tutto qui. Torno in, do la mia adesione, torno in caserma, ne parlo logicamente al comandante di compagnia, il quale, lei deve dire di no, deve dire di no. Mi piace, io ho dato la mia approvazione. Lei è il solito imbecille, non mi ha detto imbecille, ma mi ha dato, ora non lo ricordo esattamente, ma insomma il discorso era questo, forse imbecille o cosa. Doveva assolutamente dire di no, mi mette nei pasticci, qui c'è il lavoro da fare, vabbè. La bella sfuriata, tanto era solito sfuriare il capitano. Che non ho voluto citare apposta nel libro, non merita di essere ricordato. Qualche tempo dopo
ero, fra l'altro, ero diventato comandante di compagnia, perché il capitano se n'era andato in licenza, il tenente era andato al Brennero a pagare la paglia e i danni del fieno pestato e quelle cose lì. L'altro tenente era andato a fare un corso a Parma, mi pare. Io ero rimasto l'unico ufficiale in compagnia. Non c'erano sottufficiali né marescialli, quindi mi arriva l'ordine di partire, che c'era alla porta, l'ordine di partire era la macchina già alla porta della caserma. Quindi io devo partire nell'arco di 5 minuti. Ho dovuto passare le consegne della compagnia a un sergente maggiore, facendo un telegramma al capitano che dovevo partire per ordine del Ministero della Difesa. Tutto e basta. Prima sciocchezza, come salvo in macchina, c'era il colonnello. Prima sciocchezza, dove andiamo? Lo vedrà. Guarda qua. È meglio star zitti, non ho più parlato. La sera siamo arrivati a Bassano del Grappa. L'ho passata. Una notte l'ho passata passeggiando sul ponte. Non sono riuscito a dormire. Il giorno dopo siamo a Monfalcone, subito al mattino. E lì per la prima volta vengo a sentire la parola foibe. Capisco che per me foibe voleva dire, sarà un termine locale, ho poi scoperto che invece è il termine giusto di pozzo, perché deriva dal latino, ma non sapevo che significato avesse. Quindi l'unica cosa che mi sono creato in mente, devo scendere queste foibe, perché sicuramente ci sono esplosivi, ci sono mine, dovrò andare, ecco da cui la pericolosità, andare a sminare o disinnescare queste mine, che cosa non è mai molto, molto facile. E comunque è di qui sia la pericolosità sia il segreto militare. Questo è tutto quello che mi sono immaginato. Prima mattina mi trovo sulla spianata di Morupino. Morupino è quella che avete visto prima. Ancora qui chiedo al colonnello, ma cosa devo fotografare? Quando in fondo lo vedrà. Quindi sono sceso senza sapere nulla. Questa è l'imboccatura della grotta, dell'abisso di Morupino, che secondo il Turing, i rilievi del Turing prima della guerra, sono 100 metri sparati, da cima a fondo. Io ho toccato il fondo a 90 metri, quindi 10 metri in meno. Questa era la tecnica che mi ha fatto molto paura, perché, come avete visto, si scendeva in un modo, che oserei dire, un po' ostrogoto. Io ero abituato a scendere su scalette. Qui siamo sul fondo della foiba, e quando sono arrivato in fondo noto questo passaggio. Con me era sceso anche un certo Spanger, che mi fa piacere ricordare, che era il presidente del gruppo Grotte di Monfalcone. Era un civile. Questo qui che state vedendo, io l'ho rilevato, questo foro, un passaggio che si vede anche dalla fotografia, che non è molto grosso, è alto 80 centimetri. Prima della guerra era 10 metri. Vai pure avanti.
Questo è lo stesso passaggio, perché se avete notato prima, quando hanno mandato lo schema della grotta, la grotta scende, il pozzo scende verticale, di fianco c'è un cammino cieco. Questa è la base del cammino cieco. Ecco, quando io ho passato quel passaggio, mi sono sentito gelare. Camminavo sul pietrisco e pezzetti di ossa, ma erano ossa umane. Solo lì ho capito che cos'era la missione. Ecco, lì mi sono intrattenuto. Qua ci sono i denti. Qui vedete molto i denti. Qui c'è tutta una spina dorsale. In mezzo a del marciume, a lembi di stoffa andata male, rovinata, eccetera. Qui, non la vai pure avanti, sono le altre. Qui c'è, qua in fondo c'è un, dovrebbe essere, lì c'è una suola di scarpe. Non c'era più odore, niente. No, odore non c'era, l'odore era morto, più, ormai erano passati troppi anni. Vai pure avanti. Qui c'è il braccio, c'è il, questo, che ve lo indico perché non è facilmente visibile. È un braccio, ma signori miei, non era un braccio più lungo di così, è il braccio di un bambino. E lassù c'è l'osso iliaco, eccetera. Questo è in primo piano il braccio del bambino. Io non ho segnato. Gli sto facendo vedere io. Pagina, ecco qui. Comunque, quando ho finito di rilevare, fotografare, mi sono rifiutato di prelevare dei campioni, non potevo. L'unico campione che ho prelevato era un bottone di una divisa tedesca. Quindi questi qui erano questi cadaveri che, su cui camminavo, erano tedeschi. Erano quelli che erano i miei nemici. Ma non riuscì a sentirli nemici. Erano ragazzi come me che avevano obbedito a un loro credo e basta. Cioè, io davanti a questa roba qui non sono riuscito a vedere quei tedeschi che bruciavano Bobbitt. Non so se mi spiego. Quando Spanger risalì, io rimasi solo. In quell'ambiente, lui ci mise parecchio prima che lo tirassero su, perché lo tirava su a braccia. Se ne impiegai parecchio. E rimasi lì a guardare in silenzio e sentivo toc, toc. Era una goccia che cascava.
leggero, più lento. Anche dopo. Le gocce cadono dal buio nel buio, il loro ritmo scandisce lento il tempo che va. Il silenzio è rotto dal loro battere che si infrange, si ingigantisce nel rimbombo delle pareti nere. Diventa una triste melodia perpetua. Le gocce cadono dal buio sul misero mucchietto d'ossa bianche, legate con un filo di ferro. Sono lacrime. Ecco, questo esprime quello che provai là sotto. Comunque, finita Morrupino, sono uscito. Il giorno dopo è stato quello di Basovizza. Basovizza era un pozzo di un ex pozzo di una miniera di lignite, dove mai hanno trovato la lignite, che misurava parecchie centinaia di metri. Qui l'assistenza me l'ha detta il gruppo di Trieste, finalmente su scalette. Cominciamo a scendere e la tecnica, il pozzo era troppo alto, non si poteva scendere in due, uno per volta, quindi ci legammo tutte e due sulla stessa corda, che invece di essere una corda da roccia era una, quasi una lumena, a distanza di 15 metri l'uno dall'altro. Ho sceso il primo, scendo io, cercando di risparmiare il fiato più possibile, perché si sapeva che avevo, era molto profondo. Infatti toccai il, ero assistito a questo baldacchino, una specie di trampolino, era uno che seguiva la discesa, e che questo trespolo, che fra l'altro è diventato storico perché fu disegnato da Boegan. Boegan è stato forse il padre della speleologia triestina, il fondatore dello Speleo Club delle Giulie, ed è adesso il museo di Trieste, di Basovizza. Non lo so se era, io l'ultima volta l'ho vista la grotta di Gante. Comunque, siamo scesi. Qui l'aria si è fatta molto pesante, molto dura. Arrivati a un certo punto sulla parete è cominciato a diventare una specie di liquame burroso, nero, appiccicato alle pareti, che per circa una trentina di metri sovrastava il fondo. Presumo che quello sia lo schiacciamento dei cadaveri sottostanti che ha lasciato sulle pareti questa specie di sapone, diciamo. Come vedete, la scala era molto lunga perché non si sapeva, invece ho toccato il fondo a 135 metri. Se voi oggi andate a Basovizza e vi vedete, andate, esiste, io non sono più tornato, però mi hanno mandato le fotografie, esiste uno schema, una lapide con lo schema della foiba. In alto a sinistra, l'ultima data, 135 metri, quella che misurai io quel giorno lì. Questo era il collegamento con il colonnello comandante, che era in superficie, scende del calzo, e là, di nuovo l'uscita. Una particolarità che solo in quel pozzo lì ho visto, come vedete era una giornata abbastanza limpida, siamo scesi in piena mattinata. Quando sono stato in fondo, guardando verso fuori, vedevo il cielo nero e pareva che brillasse una qualche stella.
Ho poi letto che questo fenomeno arriva quando sei a una tal profondità che la luce solare viene completamente assorbita dalle pareti, per cui tu vedi il cielo di notte, anche se è giorno. È un fenomeno che succede solo su certe profondità, in ambienti abbastanza stretti. Festa finale. Era tutta qui la missione. Dov'era tutto il segreto se c'erano dei civili? Bella festa, brindato con il colonnello, cena offerta dall'autorità militare, uscì perfino degli articoli. Il giorno dopo siamo stati invitati a visitare la grotta gigante, che era di proprietà dei triestini. Dico, qui è tutto, Dio vuole tutto finito. E qui dovete credermi sulla parola, perché non ho prove. Le prove probabilmente ci sono in un qualche armadio a Roma. Ritorniamo a Monfalcone. A caserma dei carabinieri mi viene detto di lasciare la divisa e mettermi in borghese. Questo l'ho dimenticato di dirlo. Il colonnello prima da Merano mi aveva detto: si porti un abito borghese. Mi consegnano una carta d'identità con nome, cognome inventato, professione fotografo. Io con questa carta d'identità in macchina civile, vestito con abiti borghesi, sono tornato a Trieste, cambiato ovviamente albergo. In questo periodo me l'ha fatto cambiare altre due volte, sempre registrato sotto falso nome. Avevo detto c'era raccomandato che parlassi il meno possibile, che uscissi il meno possibile e che dovevo aspettare ordini alla sera. Alla sera mi arrivava una busta qualsiasi, l'aprivo, dentro c'era una busta gialla riservata personale da distruggersi dopo l'apertura, da aprire dopo l'ora X. Io me ne stavo nella mia camera, aprivo la busta e lì c'erano tutte le disposizioni di quello che dovevo fare quella notte. Io dovevo uscire dall'albergo, l'albergatore avevo fatto capire che ero un fotografo, che mi stavo facendo degli studi fotografici notturni sulla Trieste notturna. Uscivo, seguivo il percorso che mi dicevano, individuavo la macchina di cui mi davano la targa, sempre macchina diversa, mi avvicinavo, parola d'ordine, controparola, salivo in macchina, uscivamo da Trieste, in una zona buia esisteva una matta. La matta è la campagnola dell'Alfa Romeo. Non salivo al posto dell'ufficiale, ma salivo dietro, quella macchina si metteva in moto, lì trovavo le armi, trovavo l'assistenza, trovavo da cambiarmi, trovavo a mettermi la tuta, cinturone, pistola, doppio caricatore, scalette, quelle super leggere che già conoscevo, che io ne ho una a casa. Sono un affare grosso così arrotolato, sono 10 metri di scala e pesa un chilo. Io ne avevo 3 legate in cintura. Questa macchina sono convinto che facesse dei giri a vuoto, sempre fuori Trieste. A un certo punto si scendeva, scendevo io, scendevo i carabinieri.
accompagnavano col fucile mitragliatore fino a un certo punto, mettevano il fucile mitragliatore sul cavalletto, corpo in canna, con un altro mi accompagnava più avanti. Quando si trovava un filo spinato, uno si passava forzandolo, una volta il carabiniere che aveva il taglio, la cesoia ha tagliato il filo. Dove sono stato non lo so, ho sceso in questo modo quattro foglie che si aggiravano sui 28-12 metri. Qui gli scheletri erano quasi completi. Qui ho visto dei capelli molto lunghi, non penso che fossero, allora gli uomini non portavano certo i capelli lunghi. Qualcuno c'aveva, qualche cranio aveva il buco nella nuca. Qui ho la prova di uno scheletro che era aggrappato sulla parete, quindi quello l'hanno buttato giù vivo, quello ha cercato di uscire, è morto lì in una nicchia, non penso che da sopra sia caduto in quella nicchia. Cosa vi devo dire? Qui ho visto le cose veramente, veramente dure. I toraci avvolti da filo spinato. Questa è una delle cose che più mi ha impressionato, che questi qui non erano buttati vivi o morti, li torturavano, perché quando trovi una cassa toracica con dei fili spinati intorno, cosa ci faceva quel filo spinato? Ecco, questo è quello che ho visto. Questo ho fotografato tutto. Non sono mai riuscito a sapere quali fossero le foibe. Io rientrato finite le quattro, è durata 15 giorni. Finita la missione sono tornato a Milano. Qui sono la brigata mi ha messo a disposizione una camera oscura, io stesso ho aiutato lo soldatino, ho stampato le fotografie, fatto la mia relazione, consegnata al generale. La cosa più curiosa è che quando sono tornato in caserma mi sono sentito investire da quel capitano che non ho voluto ricordare del libro, che mi ha accolto, lei Maffi perché vuole andare a fare l'eroe mi ha rovinato le ferie, la licenza, non era la licenza. Ecco, mi basta questo qui, io se avevo una mezza idea di raffermarmi e fare la carriera, mi è passata la voglia di fare la vita militare. Questa V me la sono guadagnata, non ho fatto più domanda di richiami, sono ancora sottotenente, perché quello me lo sono conquistato, il resto no. Basta, mi ha avuto abbastanza. Comunque, dopo la mia missione, mi sono congedato. Qua all'atto del congedo il generale, sono andato ovviamente in brigata a salutare il generale mi ha fatto omaggio di questa medaglietta d'argento che è lo stemma della brigata con scritto dietro con la data e mi ha consegnato una busta con tutto il documento materiale fotografico che avevo fatto, dice questo qui è roba sua, le raccomando una cosa, non è,
igienico che lei vada in Jugoslavia. Questo ho dimenticato di dirlo, che invece è molto importante. Il 57, quando feci quella missione lì, Trieste, era solo da 2 anni che era tornato in Italia. Ecco tutto. Quindi, quando io sono stato a casa, mi sono aperto la roba, c'era tutta la mia missione, quella civile, che doveva, probabilmente quella di Morrupino e di Masovica, era la facciata. La vera missione, quella segreta, le fotografie non me le hanno più fatte. Quelle penso che esistano in qualche archivio a Roma. So che esistono perché, se dico giusto il nome, Josef Perovec, un professore universitario che vive a Lubiana, ha scritto un libro Poime che parla di questa missione. Lui ha trovato questo materiale, probabilmente lui è andato a scavare a Roma, io non ce l'ho più voglia di andare a scavare a Roma, sono vecchio. Ho continuato a fare la speleologia mi ha dato grosse soddisfazioni. Questo teschio qui che vedete è una cosa, è una conquista che feci nel Salernitano. Pensate, guardate solo la stalagmite che cresce sopra quel teschio, vi rendete conto che quell'uomo è morto almeno 10, se non 15 mila anni fa. Quindi siamo in pieno paleolitico, nel Pliocene. Qui siamo solo dopo che tra Italia e Jugoslavia sia stato firmato l'ultimo trattato che cancellavano tutte le cose, tutte le pendenze, sono tornato, sono ficcato. Sono tornato in Jugoslavia e questa è la roulotte. Il piccolo che vedete è sì, il mio. Questo è tuo padre. È il padre della mia nipotina e chi scattò la fotografia era lei. Anche questa l'ho scattata. Ecco, questo qui vedete il... c'è scritto. Quella è la quota che misurai io nel 57. C'è scritto 1,135 m, profondità rilevata nel 1957. È la quota che misurai quel giorno. Questa è la, sono i monumenti dell'inaugurazione, perché io non sono più ritornato né a Basovica né a Morrupino. Non ho... Sono tornato a Trieste. La Lega Nazionale di Trieste mi ha convocato perché voleva le mie fotografie, perché sono esposte, queste che avete visto, sono esposte al Museo di Basovica, voleva questa documentazione, anche perché pare che questa e sono sul fosse libro anche. La prima missione... Sono sul libro anche. Sì, sì, sì. Pare che fosse la prima missione ufficiale che è stata fatta nel dopoguerra. Le altre missioni non si sa da chi sono state fatte, da gente, da come si chiama, vigili del fuoco o volontari. Niente. Poi ho concluso il volume con un capitolo dodicesimo che è quello che mi è stato molto contestato da chi non ammette le foibe o da chi non ammette le cose che ha combinato il fascismo. Cioè i due estremismi non lo ammettono e quindi mi sono arrivate mail di minacce, di insulti, e quindi mi dice che ho colpito nel segno, perché io ho preferito raccontare le cose come le ho viste e ragionandoci sopra ho cercato il più possibile di vederlo come storico e non lasciarmi convincere da una cosa. Mi dimostra
che tutto cerco di vederlo come storico, il fatto che io abbia quasi scritto quella specie di poesia su un cimitero di tedeschi, che sono quelli stessi che io avevo visto bruciare Boves, vi dimostra che ho voluto cancellare quello e raccontare solo quello che ho visto. Quindi la seconda parte, nel capitolo dodicesimo, era questo che non piace ai fascisti. Quello che avete visto era l'incendio del Nord di Don nel 1920, che era il palazzo della memoria slovena. E lì dentro c'era la banca slovena, c'erano un albergo con tutte le culture, tutta la biblioteca, con tutta la cultura slovena, ed è stata bruciata veramente dai fascisti. Dicono perché i fascisti erano stati insultati. D'accordo, saranno stati insultati. Sappiamo che cosa ha combinato il fascismo, lo squadrismo, perché è storia anche questo. E se sappiamo cos'è stato lo squadrismo, possiamo immaginare che cos'è stato il fascismo di frontiera. E questa è la cosa che più mi è stata contestata, quando ha voluto cambiare i cognomi a tutti, e tutti i cognomi slavi dovranno diventare italiani, italiani gialli. E parlando con alcune di queste persone che ho avuto modo di rintracciare, mi è stato anche detto che quando si prestava il nome cercavano di dare per sfotto un nome sconcio o robe del genere, perché era un divertimento. Perché tanto erano slavi, erano gente del genere, erano essere trattata così. Questa è una storia molto che mi ha commosso molto. Io a Trieste ho lasciato un amico che continua a mandarmi articoli che escono sul Piccolo, e questa signora, Natasha Nemec, di Lubiana, di Nova Gorica, nel 2006 ha pubblicato un lunghissimo elenco di 1047, una fare del genere, nominativi che lei negli archivi di Lubiana, nominativi di gente infoibata. Io, continuando nella mia speleologia, non ho più l'età per fare esplorazioni, ma non ho rinunciato alla speleologia, mi sono buttato nella speleoscuola. Andavo a spiegare il carsismo ai bambini, e mi sono divertito da morire, ai bambini dell'asilo, fino all'università. Ho fatto tutte le gambe. Una professoressa delle scuole medie mi dice, ne parla con sua madre mi telefona un giorno e mi dice che era una giornalista della Guida e che vuole conoscermi, vuole fare un'intervista sulla speleoscuola. Vado con i miei dossier di giornali e questa qui mi dice, io sono nata a Postumia, mio padre non l'ho conosciuto, è morto durante la guerra, si presume disperso. Mi lascia questi giornali, le lascio i giornali, gliele raccomando. Il giorno dopo mi telefona e c'è quello che lei ha evidenziato, divernante di Cuneo, è mio padre. Ecco tutto. Questa è la storia che io ho vissuto e che ho voluto raccontare, che ho voluto che fosse scritta in questo libro, che secondo me sono, come ho detto, è una piccola storia
di cose che non vanno dimenticate. Grazie. Non so Demetrio se c'è ancora tempo, se c'è qualcuno che vuole. Dica. Volevo chiedere per cortesia. Lei ha l'impressione, io sono stato a Basovizza da prima e ho rivisto queste immagini volentieri a un eufemismo, comunque mi è sembrato di ritornare lì con uno spirito con maggiore motivazione. Lei ha l'impressione, con la mia domanda, di essere stato nelle sue ricerche speleologiche sul Carso al di là della frontiera? Sì. L'impressione è proprio questa, perché ero certamente in Pozzi, e i quattro Pozzi che ho fatto non posso dire che fossero tutti e quattro oltre frontiera, ma almeno due sì, perché abbiamo trovato un filo di ferro, abbiamo trovato... Se era una mina non lo so, io lo scrivo nel libro, ho trovato un filo che mi attraversava. Da buon ufficiale del genio guastatori ho pensato bene di mettermi dei segnali da non incapparci al ritorno, a girarlo e non toccarlo, perché normalmente quelle lì sono mine e mine trappolate. Vale a dire che se tocchi il filo esplode la mina, se segui il filo e trovi la mina e tocchi la mina per togliere la capsula che è sotto, scoppia la mina perché è trappolata. Questo è il pericolo delle mine uomo, maledette mine uomo, che io conoscevo molto bene, infatti la girai. Sì, penso proprio di qua. Forse la dimostrazione che lei è stato fuori confine è il fatto che vestiva la divisa ed era armato, perché se fosse stato intercettato da altri, lei era un militare in missione, per cui era sottoposto alla Convenzione di Ginevra. Se fosse stato in abiti civili era direttamente una spia, per cui non tornava più. Non penso. No? Non penso. Penso, avevano fatto vestire proprio abiti civili, e quello che mi davano, io quando andavo in missione, non è che vestissi di nuovo la divisa, no. Sugli abiti civili mi toglievo la giacca, eccetera, mi mettevo la tuta, una tuta mimetica, un elmetto in testa, cinturone con pistola, colpo in canna, eccetera. Però i documenti che avevo, non avevo documenti militari, avevo i documenti civili. E questo perché se questo ragionamento l'ho fatto dopo, se venivo beccato non sprecavano certo neanche una pallottola. Questo è poco ma è sicuro, ma l'esercito non sapeva nulla. Questo. Poi dopo questa missione io l'ho tenuta perché, nonostante non sia stato un buon ufficiale, perché ho lasciato che gli alpinotti andassero oltre frontiera a bersi la birra, l'ho mantenuta perché l'ufficiale non va mai in congedo, diventa ufficiale della riserva, quindi l'ho mantenuta per lo stretto necessario del segreto militare per 50 anni. Alla fine dei 50 anni la cosa deve risaperci. No, io si tornava poi indietro, lui scende dalla scaletta, o dimentica di fare quella cosa lì, dove lui è seduto. E poi quella dell'inghiottitoio di Bartolomeo. Comunque, tornando all'argomento che dicevi adesso, possiamo dire
buon sangue non mente, perché adesso non ne hai parlato stasera, ma riferito al libro L'onore di Bassignana. Ecco, Bassignana. Scusami, L'onore di Bassignana. No, perché è un parente Bassignana, allora mi faccio confusione. L'onore di Bassignano, perché ci sono due episodi simili tra quella storia di Bassignano. Il primo libro che ho scritto era appunto L'onore di Bassignano. Comunque qua nel libro ci sono, No, mi riferivo all'onore di Bassignano, ma del maggiore Bassignano per questo motivo. Lui si rifiutò di fucilare gli alpini che erano tornati da licenze in ritardo. Sì, in questo libro. E tu gli hai permesso di bere la birra fuori confine. Un'altra misura, ma è la stessa. In questo libro dell'onore di Bassignano. Anche lì avevo dato un altro titolo, poi l'editore aveva deciso. Lì è una storia molto strana, perché un ufficiale di carriera che porta il battaglione Monviso, il battaglione Argentera sull'altipiano d'Asiago, quindi sono quelli che fermano gli austriaci prima che scendano su Bassano, è stata una battaglia dimenticata ma furiosa, che hanno, si sono fatti ammazzare ma non hanno lasciato passare gli austriaci, hanno fermato la Saraf Expedition e di lì la Saraf Expedition ha cominciato a retrocedere. Ecco, nell'inseguire gli austriaci mio nonno venne fucilato con una pallottola che entra nella pancia, 10 nella schiena. Si fa 40 giorni di ospedale, 40 giorni di convalescenza e vuole ritornare dai suoi alpini. Gli cambiano battaglione, questo per andando molto alla veloce, gli cambiano battaglione, lo mandano nel battaglione Argentera che deve andare sul Pasubio, nel battaglione Valadige che deve andare sul Pasubio. Ma lo spostamento lungo la Valla Garina deve passare da Verona a Vicenza. Erano tutti richiamati di Verona e Vicenza, gliene scappano 52. Ma tutti alpini che poi tornano al fronte nei giorni successivi. E gli viene ordinato di fucilare, fare la decimazione. Lui si rifiuta, da ufficiale con l'onorevole comandante viene non degradato, però viene buttato a riposo per mantenere la sua famiglia, finisce a fare il lettore dell'Alto Po dei contatori, perché doveva mangiare, era l'unico mestiere, lui sapeva fare solo l'ufficiale, ma lui si è preso tutta la colpa di questa non fucilazione. E viene rovinato e l'ho voluto mettere, ecco il titolo L'onore, perché l'ho voluto confrontare l'onore di Cadorna, che ha dato la colpa a Caporetto, ai soldati che non hanno sparato. Ecco, mettiamo in confronto l'onore di un Bassignano e l'onore di un Cadorna. Ecco perché adesso invece sto scrivendo un altro libro, di cui qui avete avuto un piccolo assaggio, e se avete notato, proiettato una pagina ingiallita, scritta, ecco, quello lì è un pezzetto del diario del generale Maffi, mio nonno paterno, che era comandante del 33esimo fanteria, schierato sull'Isonzo. E lui nell'agosto del 15, in quelle poche righe, lui scrive che questi friulani... Queste popolazioni, teoricamente, secondo i nostri giornali, sono italiane, innamorate di noi e che ci aspettano a braccia aperte. Invece le abbiamo trovate più ostili degli stessi austriaci e pronti a farci il maggior danno. 7 agosto del 15.
12. Questo è scritto nel diario personale di questo mio nonno, che ho avuto la fortuna di trovarli, nei diari che addirittura parlano del libro che uscirà probabilmente nel 14. Sarà il prossimo libro. Posso ancora aggiungere una cosa? Se no, più che altro la rivolgo a lei. È interessantissimo quello che una serata veramente molto ricca di riflessioni, di spunti. Io volevo dire, sono stato la scorsa settimana a Tegra per una mostra su Gattisman e mi ha un po' deluso perché è stata, voglio dire, non è stato affatto, secondo me, un lavoro un pochino più oggettivo, visto che con la Francia ci sono stati molti, insomma, meno problemi, no? Rispetto a quest'altro, un'altra storia. Lì è una mostra tutta in francese, senza un escaliere italiano, nessun tipo di accoglienza, nessun genere di giornali buttati lì, raccolte. Comunque, insomma, pensavo se fosse, sarebbe interessante, no, anche mettere insieme, visto che siamo in provincia di Cuneo, le due questioni, quella orientale, con tutta la sua immensità, la sua grande tradizione, e anche un pochino quella occidentale, che comunque nel suo piccolo... Chissà che non si trovi qualche relatore che voglia fare una conferenza anche su questi argomenti. Io ve lo chiedo. Il posto c'è. Nel 2007 è stato fatto in provincia Cuneo, forse, come si dice. Però mi sembra un po' come basta trovare qualcuno come il signore che abbia il coraggio di parlarne, certo, oltre che il coraggio di scriverne, perché secondo me ci vuole più coraggio a ricordare queste cose, certo, che non a tacere e a dire vabbè, è andata. Gliel'ho detto, questo è stato il libro più sofferto, questo sì. Vorrei ancora aggiungere una breve cosa, è fortemente autobiografico, per cui ci sono molti spunti personali. E c'è un capitolo che sembra slegato da tutto il resto, in cui parla di quando c'è stato il famoso settembre nero in Fiat nell'ottobre dell'80, cioè settembre nero, tutto l'autunno caldo della Fiat degli anni 80. I grossi scioperi, i grossi scioperi con la, esatto, marcia del 40.000, perché quella finita la Naia, trovai impiego in Fiat. Sì, qualcuno mi ha detto cosa c'entra quegli scioperi. Leggendo il libro, secondo me si capisce. C'è tutto un filo logico che va dall'inizio alla fine. E questo filo logico è la paura. Io ero un mini capo, ero un quadro Fiat, quindi ero un capo reparto quadro. E se ai dirigenti non era permesso scioperare, ai quadri nemmeno, non era inammissibile. Quindi il quadro doveva entrare in Fiat. E quindi racconto le peripezie, tant'è vero che un mio collega è morto proprio nel tentativo di entrare di notte in Fiat per evitare i picchetti. Io invece ho voluto fare il furbetto e giocavo molto più d'astuzia che non di forza per aggirare, ma questo me l'avevano insegnato anche alla scuola guastatori del genio. E addirittura sono arrivato a fare io stesso il picchetto per poi imbrogliare il picchetto e ficcarmi in Fiat, tanto per dirne una, però era una paura.
la paura che io ho avuto il coraggio di affrontare i tedeschi, qui non ve l'ho raccontato, ma chi lo vuol leggere ve lo troverà lì. Quando a 10 anni, a 11 anni, mi hanno arrestato a Desmè, sapete dov'è Desmè? E partendo da Cuneo sullo stradone di Mondovì, dove finisce la salita, che c'è quella villa Desmè sulla sinistra, sulla destra. Lì c'era un blocco di tedeschi, mi hanno arrestato, mi hanno preso la bicicletta. Non ho tremato, ho preso a calci il tedesco perché mi ha ficcato uno schiaffone, mi sono ribellato, avevo 11 anni, ecco, non ho avuto paura tanto quanto ne ho avuto in Fiat, ecco quando era in linea con l'autrice. Bene. Bravo.